Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi facciamo un video confronto tra due cellulari praticamente molto simili, due fratelli, l'HTC Desire HD e l'HTC HD 7. Molto simili come design, date le medesime dimensioni dello schermo, ma anche come altezza sono molto simili, poco più alto. Desire HD, quindi il retro, anche qui simile, quel Desire HD un po' più carino grazie a questi dettagli qui, però l'HD7 ha questa chicca del piedistallo per voler vedere ad esempio un film o usarlo come cornice digitale, è carino. I tasti sono posizionati esattamente all'opposto, del power è qui. Invece power è qua sopra, bilanciere del volume da questo lato, bilanciere dall'altro lato. E tasto fotocamera, effettivamente è comodo il tasto fotocamera fisico, mentre qua dovremmo sempre toccare il touchscreen. Alla fine ci si abitua per carità, però è comodo. I tasti touch qua sotto sono 4, qua sono 3, scusate, non si vedeva, allora, qua sono 4, qua sono 3. Ma questo dipende dal sistema operativo. Fotocamera 5 megapixel, flash dual LED. Stessa cosa qua, 5 megapixel, flash dual LED. Andiamo ad accenderli. Allora, tutte e due senza SIM. Ok, andiamo a sbloccare due interfacce completamente diverse, due mondi diversi. Android con le sue paginette. E Windows Phone 7 con le sue mattonelle animate, molto carine entrambe, cioè, poi sono questioni di gusti, qua è questione di gusti. Allora, qui troviamo tutte le applicazioni, qua invece le applicazioni sono messe qua dentro, un po' più scattoso, ma è anche colpa secondo me di questa nuova animazione scelta per la nuova Sense, quella che c'era sul Desire mi sembrava più fluida. Qua invece è tutto fluidissimo, funziona davvero bene. Come hardware siamo a livelli molto simili, che il processore è sempre da 1 GHz, quindi non c'è particolare differenza come potenza. Parlando di potenza proprio sulla carta, in teoria il Desire HD è un po' meglio perché ha un quantitativo di RAM e di ROM superiore. Però nella pratica questo non si fa sentire più di tanto per le differenze, diciamo, dei due sistemi operativi. Certo, il vantaggio invece del Desire HD è la micro SD espandibile, mentre qua siamo vincolati al limite della memoria interna. La principale differenza sono i sistemi operativi. Però, come fotocamera posso dire che il Desire HD fa foto un po' migliori. Non mi entusiasma come fotocamera, preferivo il vecchio Desire. Faceva delle foto veramente buone, però con questo qua si riescono a fare comunque delle foto decenti, mentre il Desire, l'HD7 fa delle foto un po' peggiori rispetto, anche queste accettabilissime per fare foto così, però un po' inferiori. Qualità del display praticamente identica, vedete, i colori sono belli in entrambi, certo. Quando per la prima volta sono passato dal Desire che aveva l'AMOLED a questo qua che ha l'LCD mi ha spiazzato un po', soprattutto il nero che ora mi sembra nero ma mi sembra addirittura grigiastro. Ma lo stesso discorso vale qui, che il nero se vedete non è proprio nerissimo, ma quella è una cosa tipica. Questa è una cosa tipica degli LCD, non è imputabile, diciamo, al telefono in sé. E che dire, proviamo subito ad esempio. Vabbè, abbiamo approcci diversi, quindi qua se voglio tenermi d'occhio il calendario mi metto ad esempio il widget con l'agenda, mentre qua c'ho la tab animata con il calendario. E un vantaggio di Windows Phone 7 secondo me è che per certe cose è un po' più immediato, mentre per altre è più immediato Android. Però un vantaggio è l'integrazione con un numero maggiore di cose, mentre Android e Google Experience, tra virgolette, cioè è tutto integrato nei servizi di Google. Qua, ad esempio,
Il client di Gmail funziona bene, anche come design, come tutto, funziona bene tanto quanto quello di Hotmail, o le notifiche push in tutte e due e così via. Per carità, anche qui possiamo configurare Hotmail, cosa che ho fatto, io ad esempio uso per le mail, scusate, uso questo qua, Moxer Mail, funziona benissimo, notifiche push e tutto, però Windows Phone 7 mi dà l'impressione di una cosa più omogenea, pensata un po' meglio da questo punto di vista, perché anche i contatti e tutto, sì, anche qui li collega, però non lo so, Windows Phone 7 da questo punto di vista mi convince di più. Ovviamente andando a cercare il pelo nell'uovo, sono due sistemi ottimi entrambi, Android è davvero un po' più maturo sul numero di applicazioni presenti sul market e così via, il market è anche un po' più navigabile del marketplace di Windows Phone 7, però le mattonelle animate sono comode, ad esempio qua mi dice costi aggiornamenti, mentre su Android mi comparirebbe la notifichetta qua sopra che mi dice c'ho degli aggiornamenti disponibili. E toccando qua in alto appaiono delle icone che mi dicono ad esempio che manca la SIM, che c'è il segnale wifi, che sono connesso in wifi e così via. Evernote ad esempio vi faccio vedere qua l'ho installato, no qua non l'ho installato, stavo scherzando. Ok, e faccio subito la fotocamera visto che prima ne ho sparlato. Allora, facciamo la stessa foto. Ops. Possiamo andare immediatamente da qui. Ecco. Quindi la foto. Scusate. Ecco, i dettagli della foto sono molto buoni, vedete? Invece. Sono tutti i dettagli molto buoni. Invece qua, a parte una tendenza rosa più forte, faccio la stessa foto. Aspetta, faccio la messa a fuoco. La sto impugnando così male la fotocamera, cioè il telefono, perché voglio cercare di farla più stabile possibile la foto. Vi faccio vedere. Vedete? Non c'è nettamente paragone, però non so quanto si vedrà dal video, però qua le scritte sono quasi indistinguibili e poi i pixel, a parte è molto più scura la foto, qua è veramente molto molto più nitida, vedete? Non c'è assolutamente paragone, qua le scritte sono ben leggibili, qua ho un po' di difficoltà a stare nell'inquadratura della videocamera, però vedete che è molto diversa la foto. Se volete fare foto belle, vabbè, compratevi una fotocamera. Però se, diciamo, le foto sono ciò che vi tengono indecisi tra queste due tre binari, secondo me prendere il Design HD. Se invece il vostro scopo è, ad esempio, gestire moltissimo email, ufficio, quindi Office, che ve l'ho detto, è favoloso. Ma anche Messenger funziona molto bene, anche se ormai anche su Android c'è tanti client utili. Comunque, soprattutto un ambito un po' più da ufficio, quindi email, documenti e così via. Secondo io sarei propenso per l'acquisto di Windows Phone 7 e magari l'HD7 è carino perché ha lo schermo così grande che rende più piacevole scrivere e leggere documenti e così via. Quindi, come reparto telefonico l'ho detto, questo mi sembra migliore. Concludiamo con la navigazione internet. Vi annuncio subito che secondo me il browser di Android è il miglior browser che esista in ambito mobile. Quindi, vabbè, ora non vale qua perché c'è già la pagina caricata. Vediamo, facciamo una cosa. Andiamo su Google. Anche qui su Google. Ah, si attiva il GPS. Non gliel'ho detto io di attivarsi. Simpaticone. Ok. Innanzitutto, beh, già
Ovviamente Google coccola i suoi utenti, quindi su Android abbiamo l'interfaccia dedicata di Google in versione mobile, mentre qua abbiamo la classica interfaccia di Google mobile. Quindi cerchiamo ad esempio. Che non so più scrivere. Ok, HTC blog di qua. Come tastiera devo dire che Windows Phone 7 è una delle cose migliori che abbia provato, perché la tastiera QWERTY, odio le QWERTY, intanto qua riesco a usarla veramente bene, molto comoda. Mentre su Android con le QWERTY non mi ci trovo, infatti se avete visto, c'ho, ops, se avete visto il classico tastierino, poi vabbè, faccio uno swipe e vado in questo, però, ok. Fastidioso di questi due telefoni che dopo che arrivano, sentite una notifica o qualcosa, c'è un fruscio di fondo, cosa che invece tipo sul Mozart o sul Desire non mi succedeva. Invece su questi due telefoni succede, cioè diciamo che sono diversi nelle cose buone, uguali nei problemi, come questo strano rumorino, oppure il fatto che sotto il sole su entrambi si vede una sorta di griglia strati, dei piccoli puntini sotto lo schermo, che non capisco se siano proprio dello schermo in quanto LCD o se siano relativi al meccanismo che fa funzionare lo schermo capacitivo. Sta di fatto che l'ho visti solo su questi due telefoni con lo schermo così grande, mentre sul Desire e sul Mozart non ci sono completamente, che la luce del sole è direttissima, mentre qua basta che c'è la luce diretta, si vedono questi piccoli puntini strani, però non danno fastidio, cioè sono un po' brutti da vedere, però non sono un problema. Allora, ora invece di caricare, visto che siamo collegati allo stesso router, voglio fare una prova cronometrata, che mi sembra più equo, perché sennò poi litigano e chi si accaparra prima il router vince, non mi sembra giusto. Allora, proviamo prima con questo, faccio partire, visto che sto facendo partire contemporaneamente un timer. Vediamo quanto ci sta a caricare completamente la pagina. Un po', ecco, ha finito. La pagina caricata in 22 secondi, però carica tutto bene, poi pinch to zoom, tutto quanto funziona bene. C'è anche il riadattamento alla colonna. Peccato che non c'è riadattamento del testo, ed se zoom così tanto il testo non va a capo. C'è solo il riadattamento così, però già il testo diventa perfettamente leggibile, sia chiaro. Comunque, funziona tutto bene. L'unico difetto che ho notato, vabbè, su molti siti ci sono parecchi problemini, a dire il vero, tutte cose comunque che non inficiano la navigazione. Però ad esempio questa colonna bianca dovrebbe essere riempita con questa colonna che vedete qua sotto. Se ne va, ritorno a capo per motivi a me ignoti, cioè Internet Explorer di Windows Phone 7 interpreta male la pagina. Comunque, abbiamo detto 22 secondi per caricare HTC blog. Vediamo qua invece quanto perdiamo. Resetto il timer e faccio partire. Qui caricando mi sembra più rapido, almeno per adesso. Sì, 13 secondi, nettamente. Considerando che questo qui l'ho appena acceso, ancora non ce l'ho stato su HTC Blog, mentre con questo ci ho appena fatto la recensione, l'altra recensione che trovate su YouTube dedicata a questo dispositivo, quindi HTC Blog l'avevo già caricato. Nonostante questo telefono ha perso molto meno tempo, inoltre l'animazione qua sopra, secondo la si vede, è un po' più fluida. Poi anche a parità di risoluzione le scritte sono più nitide. Vedete che il pinch to zoom forse è un po' più scattoso. Qua sì, qua è molto molto più fluido. Però qui
È più scattoso perché? Perché mentre fa il pinch to zoom, il font, il testo, diciamo, non perde tanta qualità, mentre qua diventa molto brutto, molto squadrettato, molto sgranato, per poi essere reinterpretato una volta che finisco di zoomare. Scelta alla fine progettuale diversa, però quello che conta è che questo browser è caricato molto più in fretta. Qua abbiamo l'adattamento alla colonna, come qua. Ecco, però qua non si riadatta il testo, invece qua se io zoom, vedete, il testo va a capo, diventa, poi io posso leggere a livelli enormi, quindi anche chi ha problemi di vista riesce a leggere il testo molto, molto grande. Per il resto, vabbè, poi c'è questa comodità, mentre qua per vedere le schede dobbiamo premere il tasto. Non so quale sia il più comodo delle due, perché questi tasti che compaiono qua alla fine sono comodi. Mentre su Android dovrei sempre premere il tasto menu, finestre. Un po' scomodo, infatti, che se io sono a livelli di zoom grandi dovrei andare indietro, indietro e arrivo qua. Mentre qua, anche se sono a livelli grandi, tappo e via. E arrivo subito nelle schede. Da questo punto di vista, Android è più scomodo per colpa di questo tasto menu. Abbiamo il vantaggio però che qua abbiamo molto più spazio sullo schermo, mentre qua tra la barra superiore e la barra sotto roviniamo un pochino, perdiamo un po' di schermo, cosa accettabile su questi schermi enormi, cosa un po' più brutta su quelli da 3,5-3,7 pollici. Un difetto che invece abbiamo su entrambi è quello dell'audio delle chiamate, perché che è troppo basso, sia col viva voce sia senza viva voce. L'audio è veramente basso e in ambienti rumorosi io ho difficoltà a parlare al telefono su entrambi i dispositivi. Mentre l'audio in riproduzione, devo dire che è migliore quello dell'HD7 perché a parità di potenza, quello dell'HD, che non è eccezionale, però a parità di potenza quello dell'HD7 è un po' più pulito. Questione sottigliezze, giusto, però ho notato questa piccola differenza. Come ufficio, email e così via, preferisco Windows Phone 7, quindi vince HD7. Audio, video. Che secondo me l'integrazione con Zoom, quindi avere le proprie librerie è molto più comodo qua. Poi c'è il piedistallo, quindi anche per la multimedialità è meglio l'HD7. Android invece sicuramente vince in quanto a personalizzazione dell'interfaccia, anche se qui ovviamente quando si parla di interfaccia è questione di gusti, perché Windows Phone 7 è molto bello. Comunque, la personalizzazione dell'interfaccia, numero di applicazioni sul market sicuramente molto di più, non c'è paragone. Soprattutto come navigatore GPS, se ci serve molto il navigatore GPS, dobbiamo optare per Android attualmente. Però stanno uscendo tantissime cose anche per Windows Phone 7, ne abbiamo parlato anche sul blog, quindi la situazione migliora. Navigazione internet, attualmente secondo me Android è superiore, perché ci sono più applicazioni per i feed RSS, e poi quasi tutte le pagine riescono. Mentre Windows Phone 7 non sempre. E fotocamera, se dobbiamo parlare proprio dei dispositivi, non parliamo più di sistemi operativi, fotocamera del Desire HD nettamente superiore a quella dell'HD7. Quindi se io dovessi scegliere tra questi due, sei molto indeciso. Valutate secondo quello che dovete fare col telefono. Io personalmente possiedo il Desire HD, penso, lo trovo un po' meglio come design, un po' più carino secondo me, anche se qua c'è questa chicca simpatica del piedistallo. Poi soprattutto la fotocamera, per quanto sia scarsa, è comunque migliore. Poi sono abituato ad Android, che è un po' più versatile, anche se sto iniziando a optare per un Windows Phone 7, magari da affiancare in parallelo, vedremo. Con questo è tutto. Un saluto da Marco Rinaldi per htcblog.com.